visto che mi sono arrivate altre richieste, eccoci qua con un'altra puntata di domande di colloquio. A quanto pare questa piccola playlist si sta ingrandendo perché sta tornando molto utile. In particolare mi è stato chiesto stavolta anche di mostrare un esercizio che può capitare spesso, ma risolto anche senza stream, perché non tutti sono arrivati ancora agli stream, magari, o non li utilizzano, o per qualunque altro motivo, perché lo stesso recruiter ti può dire: ok, sai farlo senza stream? Sai farlo senza tutti i metodi già pronti? Sai costruirmeli tu? È una cosa che può succedere. Quindi, vediamo qua come trovare la find unique first. Cosa vuol dire? Come trovare la prima parola all'interno di un iterabile, una lista, un array, quel che è, che non si ripete, e poi dobbiamo tenere conto anche dell'ordine di inserimento di questa parola, quindi del suo indice, e dobbiamo anche sapere cosa fare se non troviamo niente. Perché se non troviamo niente dobbiamo restituire un null, ok? Anche se ci arriva vuoto o casi, insomma, un po' più particolari. Se l'array è vuoto, se non troviamo niente, se, insomma, dobbiamo ritornare un null in certi casi, che adesso ti faccio vedere. Ora, ti ho quindi fatto vedere la soluzione in 5 modi diversi. Se imparerai qualcosa da questo tutorial, visto che mi è costato un bel po' di fatica riuscire a farlo in 5 modi diversi, io ti chiedo solo un like, o magari di iscriverti, di cliccare là sotto, perché a te forse costa una caloria, ma ti assicuro che per noi che creiamo questi video è molto molto importante, anche per sconfiggere l'algoritmo di YouTube. Quindi, vediamo come fare. Questi primi due li ho fatti con gli stream, per accontentare anche chi gli stream li usa. Allora, string words. Abbiamo le nostre parole. Arrays.stream. Bene, mi streamo tutte le mie parole. Adesso le collecto, ok? Quindi collectors.groupingby, function identity, così mi rimane, ok, la mia parola, li metto dentro una linked hash map, ma perché una linked hash map? Te lo faccio vedere tra pochissimo. E poi collectors.counting. A sto punto sono riuscito a contare tutte le occurrences all'interno della mia, del mio array, della mia lista, ok? Mi prendo tutte le entries con l'entry set, le ristreamo e poi filtro. A questo punto io voglio solo quelli che hanno valore uguale a 1. Cosa vuol dire? Che sono quelli che si sono ripetuti una sola volta, quindi non sono duplicati, non hanno più occurrences. E poi find first, bam! Ecco perché ho utilizzato una linked hash map. La linked hash map, se magari non te lo ricordavi, mi mantiene l'ordine di inserimento, e questa è la figata. La treemap me li ordina in ordine naturale, la hashmap non me li ordina proprio, la linked hashmap invece mi mantiene l'ordine di inserimento, e questa è la figata. Quindi io, senza preoccuparmi di capire o pensare, posso dire: boh, di questa mappa prendimi il primo, perché so già che sarà Cincialegra. Ma adesso tu ti chiederai: perché Cincialegra? Bene, se non ti stai chiedendo perché Cincialegra, è perché nel mio giardino c'era proprio Cincialegra. Ma cos'è Cincialegra? È proprio lei. Non farti ingannare da questo bel musetto, perché Cincialegra in verità è cattivissima, uccide tutti quelli che entrano nel suo nido. Comunque, noi abbiamo cammello cammello Cincialegra natroccolo pulcino, e dobbiamo ritornare Cincialegra. Ecco che lo ritorneremo grazie alla nostra linked hash map find first. Ma dato che find first ci torna un optional, ok? Noi dobbiamo capire cosa fare con tutte queste opzioni. Quindi map.getKey or else null. Abbiamo coperto anche tutti gli altri casi. Quindi, se non riesci a trovarmi Cincialegra, allora tornami un bel null. Bene, questa è la soluzione, secondo me, un po' più carina e pulita, che ti ho voluto mostrare come prima. Ok? È quella che anche ho fatto io durante la interview. Find unique first 2. Ok, qua ti ho voluto mostrare un'altra soluzione, però senza linked hash map. Perché metti che uno non la sa, a uno non gli viene in mente, nella fretta scrivi hash map, qualunque sia il motivo. Quindi ti faccio vedere come si fa. Allora, mi trovo di nuovo tutte quelle che non si ripetono. Faccio la stessa cosa, lo vediamo? La stessa cosa di prima, con la differenza che stavolta collecto tutto in una mappa che è una hash map. E anche qui utilizzo una hash map, va bene? Quindi, stessa cosa di prima qui. Poi, tra le chiavi trovate, vedo chi all'interno dell'array iniziale ha un indice minore. Cosa vuol dire questo? Metti che io mi sono adesso... cioè, metti, l'ho fatto. Ora io mi sono trovato tutte le parole non ripetute. Ma come faccio a sapere, di tutte queste parole non ripetute, chi è tra queste disordinate, ok, che ha l'indice minore all'interno di tutto il mio array? Devo ciclare su tutto il mio array di parole
e vedere quindi chi tra queste ha un indice più piccolo. E vincerà quindi chi ha l'indice minore, ovvero Cincia Allegra, sempre lei, grandissima. Quindi, Cincia Allegra, come la facciamo uscire da qua? Scopriamolo. Intanto vedo se le entries hanno una size maggiore di 0, perché se è minore, allora cosa ciclo a fare? Già non ho trovato niente. Quindi, mi prendo il keyset, lo streamo di nuovo, e a questo punto ci chiamo map. Quindi voglio applicare una funzione su ogni elemento. Key. Per ogni key, allora, arrays as list di words, altrimenti non potrei chiamare index of, quindi trasformo il mio array in una lista e chiamo index of key. A sto punto gli dico, senti, ma chi è il minimo? Qual è l'indice minore tra tutte le cose che mi hai trovato? Quindi gli do il comparator, perché se entriamo dentro min, ta-da-dan, lui chi vuole un bel comparator, or else null. E poi return words.integer, ovvero l'indice che abbiamo trovato. Questo magari lo potevo chiamare anche index. È così. È ancora più chiaro, secondo me. E poi return null. Dopo faccio partire tutto, ovviamente ti faccio vedere che funziona. Comunque, adesso abbiamo scoperto chi è che ha l'indice minore, trovando il min e usando il map di, e ciclando poi su tutte le nostre parole. Find unique first three. Ta-dan! Bene, ora passiamo ai metodi che mi sono stati richiesti senza l'uso di stream, senza l'uso di programmazione funzionale, lambda, method reference. Vediamo come si fa. Beh, la link-map è sempre nostra amica, sia che utilizziamo gli stream, sia che ne riutilizziamo, no? Quindi, intanto inizializzo un integer 0 così non autoboxo tante volte, perché vedi, lo utilizzo in getter default qua sotto, se gli passavo un primitivo lui me lo autoboxava. Piccolezze ovviamente, però comunque fa figo e fai anche buona figura nelle interviews questions, perché magari lui ti dice perché hai messo un integer, non è più veloce un int, magari per fregarti, e tu magari puoi motivare. Ok, ho di nuovo la mia mappa di stringhe integer e in particolare è una linked hash map. Adesso faccio la stessa identica cosa di prima, vedi? Stessa identica cosa fatta sotto con il for. Lo stesso collect, collectors, grouping by, ta-ta-ta che avevo fatto prima, te l'ho fatto con il for. Per questo infatti ogni volta ti dico, prova a farlo con il for se magari non hai mai visto gli stream, eccetera, perché è ultra possibile. Per ogni stringa S, quindi per ogni word all'interno delle mie words, ok? Questo è ancora meglio, infatti potevo chiamarlo word. Per ogni parola all'interno delle mie parole, tu cosa fai? Map, getter default, word 0, ok? Quindi, getter default cosa mi fa? Beh, allora, returns the value to which the specified key is mapped. Mi ritorna il valore che è mappato, ok, che è collegato alla mia chiave. Oppure mi ritorni 0, va bene? Quindi se non è mappato mi ritorni 0. E infatti ecco che ci ritorna un bel l'integer. E se è mappato mi ritorna il valore di default. Questo perché? Perché mi sto creando il mio grouping by. E dopo metto nella mia mappa la parola con il suo relativo counter, quindi 0 se non me l'ha mai trovato, oppure se me l'ha già trovato 1, 2, 3 e continuo a ciclare, tututun, 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 così vedo quante volte ritornano queste parole e incremento il loro counter. Poi, per ogni entry all'interno delle mie entries, no? Map, dopo che ho finito di ciclare su questa mia mappa e l'ho creata e l'ho gruppata, ciclo su ogni entry. E adesso di nuovo la stessa cosa, io voglio sempre le entries che hanno un value di 1, no? Perché mi fregano solo quelle che non si sono mai ripetute. Quindi mi prendo quelle che ha valore di 1 e faccio bam, subito, return entry get key. Perché? Ho utilizzato una linked hash map, quindi non devo pormi il problema di pensare troppo. E lei chi sarà? La mia Cincia Allegra, sempre lei! E poi return null, perché boh, me lo richiede. Find unique first for, ok, quarta soluzione. Ho di nuovo il mio array. Notiamo come si possono anche scrivere, no? Figata. Stavolta utilizzo il set. Sin, cerco di tenermi nel set, ok, le parole che ho già visto. Sin. Quindi creo un nuovo hash set e comincio a ciclare sulle mie parole. For int, uguale 0, i minori words, modulo negative, più. Final string current word. Ok, questa è la mia parola corrente, perché l'ho chiamata così non mettevo sto words i ovunque, che era terribile ripeterlo così tante volte. Se l'ho già vista, che continuo a fare?
notiamo il gioco di parole. Se l'ho già vista, siamo all'interno di Java. No, ok. Comunque, tornando a noi, se l'ho già vista, se scene contains current word, quindi se il mio set contiene già la parola su cui sto ciclando, allora ricominciami il for. Ci ricordiamo, no? Il continue? È ancora puntata di 1000 anni fa? Quindi, se l'ho già vista, che continuo a fare? Beh, riparto, no? L'ho già vista, non è che mi metto a fare il resto della logica. Se invece non l'ho già vista, eccolo qua. Beh, ma se è allora la prima e unica, ho vinto, no? Quindi, se non l'ho già vista, allora te la ritorno subito. È lei. Ho vinto, l'ho trovata. È l'unica. Quindi, bam, mi stoppo subito. Ok? Se l'ho trovata. Se invece non è l'unica, allora l'aggiungo a quelle già viste. Ma cos'è isUnique? Che metodo è? Beh, lo vediamo qua sotto. isUnique si prende la parola su cui sono, poi si prende tutto l'array di parole, ok, su cui stavo ciclando, e poi il current index. Quindi gli dico, guarda, stavolta tu isUnique ciclami ogni volta dal current index più 1. Cos'è che io sto controllando? Sto controllando ogni volta questa parola con questa, con questa, con questa. Poi vado avanti, controllo lei, con lei, con lei. Poi vado avanti, lei, con lei. Sto ogni volta cercando di ciclare e controllo quella subito dopo di me. E quella ancora, 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 ok? Quindi cammello, controllo, cammello questo, lei, lei, lei. Vado avanti, cammello lui. Controllo lei, lei, lei. In verità questo no, perché l'avrei già visto, quindi lo salterei. Mi sembra, almeno di averlo scritto così sotto. Comunque controllo quello dopo. Il succo è che ogni volta della parola su cui sto ciclando, controllo tutte quelle dopo, ok? E se si ripetono, allora le metto nel mio set. Altrimenti ho trovato quella unica. Quindi, vediamo qua che isUnique, infatti, cosa fa. Se la parola equals a words.i, va bene? Quindi controllo se effettivamente quella subito dopo quella su cui sto ciclando è uguale a me, allora ritorno false, altrimenti true, perché è unica. Se ogni volta non trovo nessuno uguale dopo di me, vuol dire che io sono la prima e unica e posso tornare true, e quindi se unique torna true, questo return current word e ho finito. Ultima soluzione. Find unique first 5. Di nuovo il mio set. Allora, questo set conterrà tutte le parole con un singolo duplicato, un nuovo hash set. Quindi, come lo creo? Come lo popolo? Allora, arrays.stream. Di nuovo qua ti ho fatto una cosa mista, visto che ti ho fatto questi due esercizi senza, qua te l'ho fatto un po' misto con. Quindi, arrays.stream words, ok, filtro. Cos'è sto filtro? È come fare un if e un for, ok? Quindi dico per ogni parola words with single dup.add word. Cosa sto dicendo? Quando tu mi trovi una parola duplicata, aggiungimela. Noi sappiamo che quando proviamo ad aggiungere una parola, vedi come ci torna già utile anche l'altra lezione, l'altra puntata su trova i duplicati, no? Delle domande di colloquio. Quando noi aggiungiamo qualcosa al set, lui ci torna true se possiamo aggiungerla, ci torna false se non possiamo aggiungerla, perché vuol dire che si sta ripetendo. Io ora qua voglio fare l'opposto. Quelle che ci tornano false le faccio diventare true, negandole, e quindi le voglio aggiungere, ok, quando le avrò alla fine. Voglio trovarmele tutte nel dup words, ok? E poi le collecto, collectors to set. Ora cosa faccio? Per ogni parola duplicata all'interno di dup words, ok? Tu cosa mi fai? Mi rimuovi da words with single dup, ok? La parola duplicata. In questo caso è cammello, ok? Perché se noi... Allora ti faccio anche un bel system out, così dopo lo vedrai. Cosa intendo dire? Dato che questo è, come sempre, il miglior modo di debuggare fatto da chiunque, perché usare i log? Perché usare i log se c'è il system out? Ovviamente sono ironico. Dup words, anzi mettiamolo così sono anche in ordine. La rimuovo, ok?
rimuovo da Words with Single Dupe la parola duplicata. Ok? Quindi a sto punto io all'interno di Words with Single Dupe sarò rimasto solo con Cinciallegra, Anatroccolo e Pulcino. Poi, Words with Single Dupe, size è maggiore di 0? Qua sto rifacendo la stessa cosa di prima, la sto riprendendo. Quindi di nuovo lo ristrimmo, lo mappo, lo faccio diventare una lista delle mie parole. All'interno di questo array iniziale controllo l'indice di ogni parola, vedo chi è il minimo, il più piccolo, dato che è un optional uso or else null, e alla fine mi ritorno words index e quindi la parola che ha l'indice più piccolo e ritorno null. Quindi ora finalmente possiamo far partire tutto e così vedrai che non ti sto mentendo. Quindi vediamo che ci torna. Eccolo qua, Cinciallegra, 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 Cinciallegra ovunque! Qua come vediamo abbiamo provato a stampare da prima le nostre words with single dupe, ok? Perché vediamo che ci ha messo solo un singolo duplicato e poi dupe words, ok? Ci ha preso solo le parole che si stavano ripetendo. E quindi io cosa ho fatto? Toglievo questo cammello da qua dentro, ok? Stavo un po' scremando. Ora ti faccio vedere anche i casi particolari e ti faccio vedere anche una shortcut molto figa. Se io premo Shift e Alt in IntelliJ, guarda cosa posso fare. E risparmierò anni di vita. Qua cosa mi dovrà tornare? Cammello, giusto? Faccio partire. Tadan, cammello. E se tolgo anche questo cammello, ci ritornerà Cinciallegra, sempre lei, grandissima. E se ci tolgo tutto, ma raga, quanto è figo Shift Alt. Non gli do niente in pasto. Tadan, sono tutti null. Oh, io spero che ti sia tornata utile sta lezione. Veramente, se hai piacere magari che correggiamo qualche altro esercizio, se magari ti è capitata qualche altra domanda di colloquio a cui non hai saputo rispondere o che ti ha fatto un po' esplodere, magari scrivila qua sotto nei commenti. Noi ci vediamo intanto la prossima settimana, come sempre, con la prossima puntata. Non ti spoilerò su cos'è. Se ti è piaciuto lascia un bel like, iscriviti se sono nuova e come sempre noi ti auguriamo il meglio nella vita e anche nel coding. Ciao!